Eccoci qui, cominciamo anche questa mattinata, siamo qui nel bellissimo di Sorrento e come tutte le mattine apriamo il nostro camion, cominciamo a fare il nostro lavoro che praticamente quasi sempre ha una stessa routine. Allora cominciamo con aprire il nostro camion, tirare giù le nostre biciclette, gonfiarle, controllare tutto, vedere se i corridori non hanno cambiato qualche idea su come ruote, rapporti e quelle cose lì. Ripuliamo le nostre belle macchine e ci prepariamo alla nostra tappa di oggi. Partiamo dalle ruote e quindi qualcuno che vuole un tipo di ruota e qualcun altro ne vuole l'opposto. Quindi questa per tira longo è perfetta, che oggi lui ha deciso così e quindi le prepariamo qua. Questa è la bicicletta in questione, tira longo, che oggi ha voluto cambiare la sua bicicletta, qualcosina nella sua bicicletta, praticamente le ruote e i rapporti. Non è una tappa, diciamo, complicata come ho detto prima, però ha voluto così. Un po' per provare anche il materiale prima delle vere tappe importanti, quelle dure, dove non si può sbagliare niente. Vostro applauso Sorrento per Astana Pro Team. A prendere posizione da Bergamo, Alessandro Vanotti. Il ciglio di Villa Cidro, ha vinto il Val d'Aosta negli Under 23, Fabio Aru. Dal Lazio, Valerio Agnoli. Questo personaggio è chiamato lo squalo di Messina. Vuole vincere il Giro d'Italia, Vincenzo Nibali. Continuano le firme dei ragazzi del team Astana. Ha firmato anche il numero 34, Grusev. Sta firmando Tanel Kangert. In questo momento, il momento di un ex biker, Fredrik Kesiakov. Ha firmato intanto anche Andrei Zaitz. E l'ultimo a firmare, signore e signori, ha vinto due tappe al Giro d'Italia. Dalla Sicilia, l'applauso per Paolo Tiralongo. Questo, signore e signori, è il grande spettacolo offerto in questa sede da Astana Pro Team. Grazie ragazzi, se volete firmarci anche il plexiglass. Valerio, Zaitz, Rusev. Thank you.
Ciao a tutti, sono Fabio Aru, 22 anni, vengo da Villa Cidro, oggi ho preso la maglia bianca di miglior giovane.